Bene, buonasera a tutti, saluto tutti quanti, le autorità presenti, il pubblico, ringrazio la direttrice del carcere di Rebibbia, Rosella Santoro, che ci ospita, e gli ospiti naturalmente li saluto e li ringrazio. Io sono Donatella Stasio e il mio compito qui come giornalista che, come dire, si è occupata di carcere nella sua lunga vita professionale, ho appunto il compito di accompagnare le riflessioni degli ospiti che sono sul palco, ma anche sentiremo le testimonianze di due ispettori di polizia e di un detenuto sul film che abbiamo appunto appena visto, e magari, come dire, offrendo anche qualche spunto ulteriore di riflessione. Allora, intanto lasciatemi dire che sono particolarmente felice di essere in questo teatro, perché in questo teatro è nato un altro film importante sul carcere, di cui fra l'altro è stata protagonista la ministra della giustizia, che all'epoca era vicepresidente della Corte Costituzionale, insieme ad altri giudici, alcuni dei quali sono qui. Sto parlando del viaggio in Italia alla Corte Costituzionale nelle carceri, diretto da Fabio Cavalli. Perché ne parlo? Ne parlo perché in fondo questi due film hanno un punto di contatto. Il punto di contatto è questo: entrambi raccontano un incontro tra due umanità chiuse, tra virgolette, in quel caso c'era la Corte Costituzionale, apparentemente agli antipodi, diciamo apparentemente non contaminabili tra di loro, due incontri entrambi spiazzanti. In particolare nel film che abbiamo appena visto, l'incontro è tra poliziotti e detenuti, ma vorrei dire tra anche le diverse anime dei poliziotti e dei detenuti. È un incontro propiziato da circostanze quasi paradossali, e qui la fiction, diciamo, gioca un ruolo importante. È appunto un incontro che fa emergere l'umanità, la capacità di entrare in relazione e di fare comunità di persone che normalmente sono distanti, non hanno relazioni, anzi, diciamo così, che la loro vita è caratterizzata in carcere dall'assenza di relazioni. Però l'incontro, proprio per come ci arriva, fa emergere soprattutto l'essenza del carcere, che devo dire è magnificamente riassunta nel titolo di questo film, Aria ferma, tra l'altro senza spazio tra le due parole, aria ferma, un pugno nello stomaco, devo dire. Qual è l'aria ferma? L'aria ferma è quella che nella routine del carcere respirano insieme detenuti e poliziotti, e che ingabbia le loro, imprigiona le loro umanità. Stiamo parlando di, credo, correggetemi se sbaglio, circa 90.000 persone che stanno chiuse dentro, cioè dietro il muro di Civita. Ecco, l'aria ferma è l'immobilismo del carcere, che replica autisticamente le sue regole assurde, la sua cultura o subcultura, come spesso si dice, i suoi comportamenti e i suoi tic. Il film mette a nudo questa insensatezza, racconta proprio di questo sistema che è prigioniero di se stesso e che, per garantire la tranquillità, o come la chiamava, ricordo, un direttore del carcere di Poggio Reale, la Pax Carceraria, fa leva su un meccanismo tanto collaudato quanto perverso, quello dell'autorità e della finzione, con buona pace però della Costituzione, delle riforme e anche dei costituenti, che avevano giurato mai più un carcere cimitero dei vivi, no? E avevano immaginato che il carcere dovesse essere un luogo operoso, rispettoso dei diritti e della dignità della persona, non certo aria ferma, come purtroppo continua ad essere
la regola delle carceri italiane che bisogna assolutamente guardare negli occhi e che questo film ci aiuta a guardare negli occhi, al di là delle pur importanti eccezioni che ci sono, ma che sono e restano appunto eccezioni rispetto all'aria ferma. Quindi è lì che il film ci porta, o almeno mi ha portato, mi ha riportato a respirare quest'aria ferma, a sentirne quasi proprio la densità e l'odore. E per restare alla metafora del titolo, il film ci dice, ma soprattutto ci fa capire, che il carcere deve aprire le finestre e cambiare l'aria. E allora chiedo al regista Leonardo Di Costanzo, vi ricordo che Leonardo Di Costanzo ha diretto film importanti e premiati come L'Intervallo, ma nasce come documentarista ed è da sempre attento ai temi della segregazione. Ecco, da lei io vorrei sapere com'è nata la chiave narrativa di questo film, che è un po' un unicum nel genere cinematografico sul carcere, proprio perché non racconta fatti eclatanti, ma si sofferma proprio sui dettagli, sulla minuzia, ecco, della vita quotidiana del carcere e dell'umanità che è reclusa dentro. E che considero anche per questo un contributo straordinario dal punto di vista culturale anche per il cambiamento che è necessario. Quindi le lascio la parola, poi vorrei subito dopo sentire, ma telegraficamente, la ministra, avere una sua impressione, non come ministra, come spettatrice, perché alla ministra vorrei tornare alla fine, dopo aver sentito tutti, anche perché so che lei ama ascoltare prima tutti quanti e poi parlare. Prego, maestro. Grazie maestro, in realtà a me piacerebbe molto ascoltare, perché quando uno fa il film alla fine non sa mai quello che dice il film, al limite sa quello che voleva dire, cosa si dice il film, mi piacerebbe molto poi ascoltarlo qui. Intanto grazie dell'ospitalità, grazie al ministro, grazie alla direttrice, grazie a tutti di essere intervenuti, perché questo film come nasce? Io ho fatto tutto un, vengo dal documentario, come diceva, ho fatto una serie di documentari, da sempre mi interessò delle figure di mediazione, cioè quelle figure, diciamo, che la società mette a contatto con le parti più difficili e più pericolose. Diciamo. Ho fatto un film sugli insegnanti in una scuola media, in un quartiere complicato di Napoli, molto difficile. Ho fatto un film su un sindaco di una piccola città, la periferia di Napoli, sempre, poi di un gruppo di persone che cercano di fondare un centro dei bambini all'interno di un quartiere. Quindi mi ha sempre interessato queste figure che stanno con la parte complicata della società e devono trovare. E devono trovare soluzioni quindi sono figure estremamente, è un punto di osservazione molto, molto importante. Quindi dopo tutti questi, come dire, queste strutture sociali sono entrato nel carcere e ho trovato un mondo molto molto che mi ha colpito, che mi ha colpito proprio la grande capacità di riflessione che ho trovato parlando con le persone che stanno nel carcere, perché penso che l'atto di chiudere qualcuno nella gabbia sia un atto molto violento, e quest'atto violento penso che chiunque lo avverta come un atto violento, e quindi questo spesso provoca nelle persone un grado di elaborazione per riuscire ad assumere questo compito. E quindi ho trovato direttori, educatori, agenti con un grande pensiero, con una grande riflessione sul ruolo del carcere, sulla colpa e sulla punizione. E quindi poi mettendosi a fare il carcere è stato fatto dei film, dei capolavori, io ho pensato che la cosa più semplice che mi restava da fare era quella là di stare più vicino, più possibile posizionare il punto di vista della narrazione più o meno in mezzo ai due corpi che formano il carcere, stare in una posizione del narratore che stesse lì più o meno per ascoltare le tue posizioni.
e questo è stato un po' un esercizio di equilibrio, però che mi sembrava originale come posizione e che è più vicina a quello che sentivo di dover fare. Ecco. Grazie. Poi tanto torniamo allora alla fine, magari con una battuta. Ministra, vuole dire così, magari un'immagine che l'ha colpita, una cosa. Sì, una battuta la dico anche se è il silenzio che commenta meglio l'intensità di quello che abbiamo visto questa sera. Una battuta la dico così, scegliendo tra le tante riflessioni, emozioni, commozioni che mi genera la vista di questo film, ne scelgo una ed è che è un film che non fa sconti e non facendo sconti esalta quei gesti, quei momenti, quegli sprazzi di umanità spiazzanti, per riprendere una parola che è cara a me quanto Donatella Stasio che ci ha presentato e che attraversano tutto il film, dalla decisione di aprire la cucina in poi fino a Fantaccini che decide di aiutare Arzano. Grazie, poi torniamo alla fine. Bene, allora vorrei ricordare una canzone di Fabrizio De André che fa parte di un album storico, Storia di un impiegato. La canzone si chiama La mia ora di libertà e a un certo punto De André dice: se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Ecco, sono parole che descrivono molto bene la distanza tra detenuti e poliziotti, anche se entrambi respirano la stessa aria ferma della prigione. E lo vediamo molto bene, questa distanza la vediamo molto bene nel film, per tutto il film. A un certo punto questa distanza si riduce e lascia il posto a momenti di umanità, di solidarietà, anche di compassione, e sono proprio i cattivi, tra virgolette, diciamo così, addirittura un capomafia, che rendono possibili questi momenti, richiamando l'attenzione di Gaetano Servillo e di tutti noi sulla irragionevolezza della regola carceraria, che non aiuta a risolvere i problemi che quella nuova quotidianità sta presentando. Poi finito quei momenti, tutti in qualche modo rientrano nei loro ruoli e come soldatini o bambini, no, riprende la routine del carcere. Allora, i cattivi del film sono, tra gli altri, Silvio Orlando e Sasà Striano. Chiamo Sasà Striano perché ormai così è. E entrambi sono volti noti del cinema, dove Striano è approdato dopo la scuola di teatro qui a Rebibbia, in cui è stato recluso. Tra l'altro ricordo tra i film che ha interpretato Cesare deve morire dei Fratelli Taviani, Gomorra di Matteo Garrone. Ma comincerei da Orlando, Silvio Orlando, che non ha bisogno proprio di presentazioni. Non so se nella sua carriera cinematografica lei ha mai vestito i panni del boss detenuto, non me lo ricordo, pur essendo anche, diciamo, un assiduo fan e qui c'è del cattivo per antonomasia, se ci pensiamo, no? Che però nel film l'insensatezza del luogo in qualche modo trasforma, facendo emergere la sua umanità. Ecco, io vorrei sapere se e quanto è stato difficile calarsi in questi panni e interpretare questo doppio registro della maschera del cattivo, che in realtà non risponde alla maschera tradizionale del cattivo. Buonasera innanzitutto. Sì, il disagio è stato all'inizio enorme. Talmente enorme che io sono entrato e uscito da questo film almeno 2 o 3 volte,
approfittando delle pause produttive, dei ripensamenti, dei ritardi della produzione, mi sono sfilato di questo, perché avevo proprio paura di entrare in questo film, un po' perché mi mancavano dei pezzi della sceneggiatura, come storia. È un film in cui non succede nulla di quello che uno si aspetta da un film di ambientazione carceraria. Non c'è bagno di sangue, non c'è evasioni paraboliche, acrobatiche. Quei vuoti poi sono stati riempiti dalla maestria di Leonardo, che provenendo dal documentario è riuscito a occupare quei vuoti con il vero protagonista del film, che è proprio il carcere. E quindi abbiamo questa rappresentazione basata anche semplicemente con i silenzi e con i rumori del carcere, con l'apertura e chiusura di catenacci, che sono la vera colonna sonora della vita, no? Credo di un'istituzione carceraria. E ne uscivo e avevo paura di entrare dentro, perché io spesso ho lavorato nel mio lavoro d'attore sulla mia memoria, su cercare di entrare dentro le storie ragionando su quello che era successo nella mia vita, nel mio privato, e naturalmente nel mio privato, per fortuna, insomma, non c'è un'esperienza di questo tipo qui. È il grande rispetto che uno deve avere per rappresentare le vite degli altri, rappresentare la vita di un uomo che è stato tanti anni in galera significa rappresentare un dolore infinito, inesprimibile, inconcepibile, perché il titolo è Aria ferma, ma potrebbe essere anche Tempo fermo. Il tempo del carcere è un tempo fermo, credo, è un tempo sprecato, un tempo buttato via, che è la cosa peggiore, la violenza peggiore che si può fare a un essere umano: togliere il senso del tempo che passa. Tutte le giornate sono uguali, come dei criceti dentro a una gabbia con la ruota che gira, e a un certo punto viene tolta anche la ruota, cioè, a un certo punto della vita, e si blocca qualcosa, per cui si impazzisce, perché quella, l'unica cosa che ti tiene in piedi è la routine. Ecco, tutto questo vissuto che io non ho, mi preoccupava da dover raccontare, anche perché c'era un rischio di ambiguità, nel senso che, avendo sempre lavorato su personaggi molto così empatici, molto simpatici, anche donare così empatia e umanità a questo personaggio poteva risultare un po' ambiguo, no? come assolverlo in qualche modo. Quindi tutto questo mi ha fatto entrare e uscire dal film tante volte, però poi alla fine ho fatto l'unica cosa che un attore deve fare: affidarsi al regista e alla scrittura, avere fiducia, perché altrimenti non se ne viene fuori. Quindi grazie anche alla mano di Leonardo sono riuscito, credo, spero di essere riuscito a compensare questi vuoti che sentivo dentro di me e all'interno della sceneggiatura. Ecco. Questo. Grazie, l'ho fatto benissimo. Grazie. E poi anche un minimo di scomodità. Un minimo? Di scomodità che a un attore serve, essere messo un po' scomodo, in una posizione un po' non comoda, per poter obbligarlo a fare un passo in più rispetto alla sua routine di attore, quindi assegnarci i ruoli naturali per me, la guardia carceraria, avrebbe portato forse a una comodità, che invece questa comodità ha portato un po' a una verginità, ecco, come se fosse una prima volta, la mia prima prova di attore in qualche modo, e questo è servito anche per creare l'amalgama con gli altri attori del film, che non erano molti di loro, non erano neanche attori, per cui creare una pasta comune con gli altri. Questo è stato
un'intuizione molto felice di Leonardo. Grazie ancora. E, Assessor Striano, che è un esperto di maschere dentro e fuori il carcere, chiederei invece di spiegarci la finzione dentro il carcere, di cui si parla anche nel film, cioè quella maschera che tanti detenuti indossano per ragioni diverse, quieto vivere, deresponsabilizzazione, convenienza, paura. Ci dica lei. Prima permettetemi di salutare il dottor Cantone, che era il direttore del carcere quando io ero detenuto qua e ha contribuito a convertire il mio incubo di detenzioni in un sogno per il futuro, mettendomi su queste tavole e permettendomi di avere una sana e seria revisione critica sulla mia persona, perché grazie a questo teatro sono riuscito a riscattare la mia vita. Sono molto emozionato, voglio salutare i miei vecchi compagni di detenzione. E non voglio essere scostumato, ma non ce la faccio a rispondere, voglio solo fare invito alla Ministra a insistere, a cercare proprio delle collaborazioni con il Ministero della Cultura, perché noi detenuti, grazie al cinema e al teatro, riusciamo a fare i conti con le nostre colpe e riusciamo ad andare avanti, e questo ci renderà meno in futuro delle persone migliori. Non è successo solo a Sasà, è successo a tante persone, e le persone che lavorano a Rebibbia ne sono testimoni e lo sanno bene. Io quando sono uscito dal carcere non avevo nessuna certezza di fare l'attore, però avevo la certezza di non tornare più a delinquere, e significa che lo strumento culturale all'interno del carcere è uno strumento importantissimo e non si può prescindere da questo, perché sennò questo smette di essere un luogo e ritorna ad essere una discarica sociale, e questo ci fa fallire a tutti quanti due volte. Prima, perché non riusciamo a riabilitare le persone che hanno commesso degli errori, e secondo perché li dobbiamo rimettere fuori perché il tempo comunque scade. Questo io mi sento di dire. Di parlare del film, penso come Leonardo, devono dirci loro quello che hanno visto e cosa pensano. Io so che è un bel film, anche perché io voglio fare un po' il buffoncello, ho finito i miei sbagli, faccio solo cose belle, quindi questa è un'altra cosa bella. Va bene, allora io coinvolgerei subito appunto una persona che non è sul palco, che è il signor Marco Dell'Unto, non so dov'è seduto, eccolo, grazie, che è recluso nel carcere di Rebibbia da molto tempo e da 5 anni è all'articolo 21, cioè va a lavorare all'esterno, esce la mattina e torna la sera a dormire in carcere. Io le chiedo, signor Dell'Unto, che cosa ha ritrovato nel film della sua esperienza in carcere in particolare? Il film è molto vero. Che sia è quello il carcere. Deve avvicinare di più il microfono. Cioè, un film è molto vero, è quello il carcere, comunque sia che si vive. Forse oggi un po' di meno in determinati reparti, però la quotidianità è quella lì. Il rapporto con gli agenti, specialmente quando si sta da tanti anni, si arriva a creare un rapporto, un dialogo, questo. Prego, può anche dire altre sue impressioni rispetto al film, se ne ha, così anche sì, è importante appunto capire anche la percezione. Eh beh, molto completo, molto, molto realistico. Ti è piaciuto questo film? È bello, anche se lo viviamo tutti i giorni, però è molto bello. Va bene, allora grazie. E allora coinvolgerei a questo punto anche i due ispettori di polizia, che non so dove sono, perché il film accende sui poliziotti una luce particolarissima.
perché ce li fa vedere nella loro umanità ingabbiata nel ruolo di guardia. Naturalmente io dico quello che io ho percepito, insomma, anche io sono pubblico e quindi insomma intanto vi dico quello che ho percepito. Quindi più ingabbiati nel ruolo di guardia che di poliziotto. È un ruolo che impone l'esercizio dell'autorità, che impone la distanza dai detenuti con i quali non ci può essere contaminazione, ma semmai contrapposizione. La gioia, tu sei in galera, io no, dice Gaetano, no? Oppure Franco, non si è mai visto un agente che mangia lo stesso cibo dei detenuti, solo per fare qualche esempio. Ecco, da questa gabbia piano piano si svincola Gaetano, che patisce l'irragionevolezza della regola, e devo dire che Tony Servillo è straordinario nel restituirci questo patimento, no? Ecco, purtroppo però la cultura della guardia è una cultura ancora diffusa dentro e fuori il carcere. Dico fuori perché se pensate anche a noi giornalisti, ma anche ai cittadini comuni che spesso appunto parlando dei poliziotti penitenziari parlano delle guardie, no? Che quindi come dire, l'uso delle parole non è indifferente. Eppure la riforma del 1990 ha radicalmente modificato non solo le parole ma anche il concetto di sicurezza e anche i compiti della polizia penitenziaria. Ma io ricordo, lasciatemelo dire, che un poliziotto che incontrai, che era entrato in servizio nel 1995, mi disse: l'impatto con il carcere è stato durissimo, ho dovuto imparare a sopravvivere con i poliziotti più che con i detenuti, perché i miei colleghi mi davano dell'accamosciato perché parlavo con i detenuti, mentre invece in carcere prevale l'autorità, la forza, il macismo. Ecco, noi stasera non abbiamo Tony Servillo, però abbiamo questi due ispettori di Rebibbia, che sono Erminio Rossi e Cinzia Silvano. Grazie. Ecco, loro gestiscono due reparti di Rebibbia, il G11 e il G8. Grazie. Sono due reparti diversi, molto diversi ma molto complessi, che sono divenuti reparti operosi e virtuosi grazie al clima che proprio loro sono riusciti a creare con i detenuti. Ora, io non so se voi appartenete alla nuova generazione della polizia penitenziaria, dall'aspetto direi di sì perché mi sembrate molto, molto giovani, però vi chiedo che cosa pensate appunto di questa cultura che è ancora radicata e che il film ci ripropone molto realisticamente appunto, che distingue tra accamosciati e girachiavi, guardie e poliziotti. Buonasera a tutti, signor Ministro, buonasera, buonasera agli attori e al regista. Sono Erminio Rossi, un ispettore caporeparto del reparto G11, uno dei reparti più grandi e complessi di questo istituto. L'istituto dove sono partite le rivolte del 9 marzo l'anno scorso, l'istituto dove a me la pandemia ha contato circa 100 detenuti contagiati nonché 10 colleghi, quindi di non facile gestione. Da quando sono diventato capo reparto di questo reparto, grazie anche all'aiuto appunto del direttore, la dottoressa Santoro, del comandante, dei vicecomandanti, diciamo che si è improntato il nostro lavoro prevalentemente su un lavoro di comunicazione con i detenuti. Questo è stato necessario in virtù anche appunto della pandemia. Quindi prediligere l'aspetto della comunicazione, comunicare con i detenuti quando questi avevano dei problemi era una priorità, era la cosa fondamentale in quel momento. Questa cosa cerco di portarla ancora ora avanti. Vorrei soltanto dire una cosa per quanto riguarda appunto l'intervista che fece nel 95 al poliziotto penitenziario. Se mi permettete, credo che sia anacronistico al momento attuale, anche perché sono passati 26 anni, io per fortuna rappresento la nuova generazione della polizia penitenziaria. Come ben ha detto lei, nel 90 c'è stata una riforma, nel 99 c'è stata l'istituzione del regolamento del corpo di polizia penitenziaria, nel 2006 c'è stata l'introduzione appunto del ruolo di direttivo dei commissari, che hanno apportato molta professionalità, competenza, specificità quindi anche al corpo e molto prestigio anche questo.
Quindi credo che sia una mia considerazione personale questa. Ciò che secondo me in realtà deve cambiare è il punto di vista appunto dell'opinione pubblica, dei mass media, perché continuano a vederci appunto come portachiavi, come secondini, come agenti di custodia. Questo avviene quasi tutti i giorni quando si parla di noi. Quindi la mia osservazione è soltanto questa. Rinnovo i complimenti di nuovo al regista, perché come avete detto voi, pensavo appunto ci fosse un attacco, diciamo tra virgolette, alla polizia penitenziaria, ma invece tutto questo non è avvenuto. Quindi io liberamente esprimo il mio pensiero, faccio complimenti e grazie per avermi dato la parola. Grazie mille. Grazie. Buonasera, Cinzia Silvano, coordinatore del reparto G8, che è un reparto dove sono reclusi i detenuti di media sicurezza ed è un reparto a sorveglianza dinamica, dove è già insito nel reparto stesso il concetto di apertura della persona detenuta. Nel tempo sono cambiate molte cose. Io in realtà non ritengo di appartenere a nessuna generazione, né nuova né vecchia. Ritengo di appartenere a un nuovo pensiero, questo sicuramente, perché mi piace pensare che poi in ogni generazione ci siano state persone capaci di cambiare, di pensare diversamente e anche di movimentare l'aria. Questo è il mio pensiero. Ritengo che sia importante nella relazione con le persone detenute che ci sia la definizione dei ruoli, perché poi la definizione del ruolo dà chiarezza e stabilisce la relazione in modo significativo. Altro è invece l'aspetto dell'ascolto, della comprensione, dell'empatia, della vicinanza, però non è l'aspetto dello sconfinamento. Io ritengo che i ruoli debbano essere definiti e questo è funzionale sia alle persone detenute sia agli operatori di polizia. Importante è il tempo della detenzione, perché non deve essere tempo perso, deve essere un tempo di progettualità ed è quello che cerchiamo di fare. All'interno del reparto vi è una sezione configurata per articoli 20-ter e un'altra sezione per articoli 21, quindi per dare un senso al tempo e che soprattutto dia una possibilità sia alla società che alle persone stesse proprio di ritrovare un nuovo percorso. E questo è il mio pensiero. Il film l'ho trovato equilibrato. Ecco. Grazie. A questo punto avrei la mia domanda conclusiva, però siccome siete stati molto sintetici di voi, io chiederei anche se qualcuno vuole a qualche domanda o vuole intervenire. So che ci sono, non so, dal Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma, Luigi Manconi era anche, l'ho intravisto prima, non so dov'è, se c'è, eccolo. Se qualcuno vuole brevemente intervenire e poi ci avviamo così alla conclusione, altrimenti procedo io. No. Ho pensato con il silenzio in sala. E allora procedo io. Quindi il dibattito è sempre difficile. Il dibattito è difficile. Una volta no. Sì. Una c'è una domanda. Ecco. Bene, bene. Grazie. Ah, non l'avevo visto. Sono nascosto apposta. E buonasera a tutti, film straordinario, bellissimo. Se posso dire una domanda, volevo fare sulla metrica, perché un film ha anche un suo linguaggio, a parte le musiche straordinarie, assolutamente sintonizzate, poi amo molto la musica, pure qualche cosina l'ho fatta, anche nel cinema. Quindi è musica bellissima. Mi ha colpito molto, e lo chiedo al regista ma anche agli attori, il concetto di apertura e di chiusura. Cioè questo è un film in cui le porte si aprono e si chiudono, con questo scambio fra libertà, mezza libertà, quasi libertà, non libertà, si entra, si esce, si sta insieme, poi si torna, poi si chiude, poi si qua. Ecco, questa diciamo, ossessione di ciò che si apre e ciò che si chiude
mi sembra che costituisca una sorta di frantumazione del concetto di libertà, che in qualche modo è esaltato proprio da questa perdita di possesso costante del proprio sé. Ecco, volevo sapere dal regista se questa è una sensazione che ho colto io o che consapevolmente ha voluto dare nelle sue scelte di questi passaggi improvvisi. E poi chiudo, l'altra cosa che mi è piaciuta è la catarsi finale in cui due persone così diverse si incontrano con le storie di vita che si incrociano, cioè le loro vite si incrociano alla fine, è una sorta di liberazione in cui la libertà è quella di ricordare di essere stati tutto sommato uguali. Voglio sapere se questo è stato un leitmotiv che il regista ha consapevolmente consegnato al suo pubblico. Dicevo a un mio amico, un regista giapponese, diceva che poi i film di fatto li finiscono gli spettatori. Cioè noi li iniziamo, mettiamo insieme cose, mettiamo corpi, parole, musiche, immagini che ci hanno abitato, che ci hanno... Poi in realtà chi lo finisce realmente, chi dà senso finale è la sensibilità dello spettatore attento. Per cui questa interpretazione che non ho, che io non ho, la prima soprattutto, alla quale non avevo pensato, però è assolutamente legittima che lei la risenta. Mentre ho sentito molto questa idea del rapporto tra i due, che poi dovesse finire su questo rapporto tra questi due, dicendo e suggerendo che questi due di fatto vengono dallo stesso quartiere. Il leitmotiv del film è basato su questa relazione tra queste due persone che tiene. E queste due persone a un certo punto decidono di darsi credito, cioè di fare un'apertura di fiducia l'una verso l'altro. E questa cosa è un cammino estremamente complicato. Assolutamente d'accordo sul fatto dei ruoli, sono pienamente d'accordo, però a un certo punto Gaetano decide di uscire un attimo per dare fiducia all'altro, per vedere che cosa succede. Questo è un cammino complicato perché espone a dei rischi, però l'altro coglie il gesto e raccoglie e rilancia, per cui pian piano così nasce una comunità. E questa cosa, devo parlare del mio film, del senso del mio film, che faccio sempre difficoltà, però per me è un po' una metafora che travalica le mura del carcere. L'altro, dare fiducia all'altro, forse è un gesto, molte volte se ci barrichiamo dietro ai ruoli, dietro quello che vogliamo, finiamo per chiuderci. E quindi forse un gesto di apertura fa sì che siamo umani. Per questo penso che sia un po' il film esca un po' fuori dal, sia un po' una metafora dell'essere umano, della comunità umana. Si svolge nel carcere, ma è un po' una metafora sul gruppo di uomini che stanno allo stesso posto. Grazie, io però insisto sul grande valore culturale di questo film. Che veramente sollecita moltissimo delle riflessioni sul carcere. Allora sì. Ministra, io adesso volevo non chiudere, ma insomma fare con lei questa riflessione e sentire ovviamente il suo parere. Io sono rimasta colpita tra le tante bellissime immagini di questo film da una, che poi non è una sola, perché in vari momenti la macchina del regista si ferma su Tony Servillo, che per esempio entra nella stanza, si toglie la giacca come se si togliesse la gabbia veramente, no? E sembra riprendere a respirare, si siede sul letto, in un'altra scena è disteso e si vede che appunto pensa probabilmente alla irragionevolezza delle regole che imprigionano la sua umanità, non solo la sua tra l'altro, e anche la sua professionalità.
Ecco, e questa immagine, e tutto il film, lo dicevo anche prima, secondo me ci richiama proprio all'urgenza di aprire le finestre del carcere e di far cambiare l'aria ferma del carcere che respirano, ripeto, detenuti e poliziotti. Quindi, cioè, l'immobilismo culturale è ancora dominante del carcere. E il film è anche un richiamo all'importanza che hanno i gesti, i comportamenti, i segnali che dal vertice fino all'ultima catena, anello della catena di responsabilità, dimostrino che il carcere appunto non è l'esercizio di un potere sovrano che costringe il detenuto alla finzione, ma è un servizio pubblico organizzato in modo da poter offrire delle opportunità ai suoi utenti chiamandoli alla responsabilità. È un servizio di cui il rischio, e lo abbiamo visto nel film, fa parte del gioco. Se si vuole almeno, come dire, produrre libertà e sicurezza collettiva. Allora, lei ha dato in questi mesi in cui è stata ministra dei segnali importantissimi in questa direzione, e anche senza precedenti, mi riferisco a Santa Maria Capua Vetere. Tra l'altro, parentesi, chissà se è un caso, questo film è stato girato nel carcere di San Sebastiano, che fu teatro nel 2000 di fatti violentissimi. Allora le chiedo, secondo lei, quanto oggi è in salita la strada per aprire queste finestre, per rompere quest'aria ferma che continua ad ingabbiare? Perché, ripeto, la regola delle carceri italiane è quella che abbiamo visto, non è una finzione, al di là delle eccezioni, che continua a ingabbiare l'umanità di poliziotti e detenuti. Ma intanto io ringrazio veramente con profondità di sentimenti il regista per quest'opera e gli attori che ci hanno offerto questo scorcio di fiction, non fiction del carcere. Perché lo hanno fatto con grande equilibrio, è stato notato, grande autenticità, anche se non è una realtà documentaria, no? La situazione è estrema, è paradossale per certi aspetti, ma in questa fiction riescono a far conoscere, secondo me, per quello che ho potuto conoscere io il carcere, tutta la sua complessità, tutta la sua difficoltà, tutta la delicatezza dei compiti di chi questo carcere lo deve far vivere e la difficoltà di chi lo abita. È un ringraziamento sincero, perché io credo che al di là di alcune sensibilità sia poco noto la vera realtà del carcere, ci sia bisogno di una sensibilizzazione al grande pubblico attraverso proprio uno strumento così, che secondo me rompe tutti i cliché che abbiamo in mente. Vorrei riprendere qualche concetto che è stato espresso. Tutti siamo rimasti colpiti dai gesti di umanità, da quei punti di contatto che si sono creati, in particolare ovviamente la Gioia e Gaetano sono il filo conduttore, no, di questa possibilità di incontro che non è mai entro un percorso lineare, no? Vorrei chiedere a Silvio Orlando quanto è rimasto male quando gli ha rifiutato il pezzo di pane. Cioè, è uno strazio in quel momento lì, no? Cioè, è un cammino che ha dei momenti di aperture, poi sembra tornare indietro, sembra negare, ma così autentico, proprio anche per la sua non linearità, per le sue esitazioni, per la sua prudenza, ma che coglie secondo me qualcosa che io ho visto nelle nostre carceri.
D'altra parte è vero, dice la dottoressa Stadio, le regole soffocano e ingabbiano, i ruoli soffocano e ingabbiano, ma fino a un certo punto. Perché un carcere è una cosa di una complicazione, lo vediamo, la continua tensione, l'emergenza pronta a esplodere ogni momento, no? Il cibo che non va, quindi lo sciopero della fame, la protesta, la luce che se ne va, il ragazzino che arriva, la complessità delle diversità di situazioni e di rapporti di potere anche tra detenuti. Come si fa a immaginare fuori da delle regole? A me pare che il grande, grande messaggio, oltre a quello che ha sottolineato il regista, che secondo me è il primo più evidente, no? Questi contatti, questi ponti che si creano, questi punti di incontro, che sono generativi per tutti, sono generativi di possibilità, perché l'idea di la gioia di aprire le cucine rasserena tutto il clima per tutti quanti, perché tutte le intuizioni che arrivano dall'uno e dall'altro portano un beneficio che si distribuisce a pioggia, no? Questa è l'idea fondamentale, ma a me pare che sia giusto riprendere quello che diceva, mi perdoni, non ricordo il suo nome, l'ispettrice, è che tutto questo accade nonostante i ruoli, ma attraverso i ruoli. Secondo me questo è un messaggio molto chiaro, che mi pare, a me, come a questo punto mi metto il cappello del ministro, mi dica che tra lo sterminato lavoro che c'è da fare nelle carceri, sterminato veramente, il nostro Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ben lo sa, che va dalle condizioni fisiche, lì siamo in una situazione di nuovo estrema, paradossale, ma ci sono situazioni che non sono tanto lontane da queste, da bisogni di su ogni fronte, dall'assistenza medica, l'emergenza che è stata la pandemia, che ha esasperato tante situazioni. Io mi auguro, so che la direttrice sta facendo di tutto, almeno qui, perché le attività riprendano, perché quel tempo non sia un tempo inutile, non sia neanche soltanto un tempo pieno di qualcosa, ma sia un tempo con un senso, come era stato detto prima, che è una cosa diversa, che riprendano i trasferimenti per avvicinare alle famiglie, che riprendano i colloqui anche in presenza, che riprenda dopo questa grande emergenza. C'è un lavoro enorme in questo momento, più del solito, nel carcere da fare, ma di fronte a questo mare magnum di lavoro da fare, questo film mi conferma in una intuizione che è quella che mi ha portato a trattenere per me le deleghe alla formazione del personale, e cioè puntare sul capitale umano. C'è un libro di George Pressburger che mi ha sempre colpito per il suo titolo, perché si intitola La legge degli spazi bianchi. C'è la parola legge e c'è la parola spazi bianchi. La legge è necessaria, la legge, le regole, il richiamo, no? Anche quando Gaetano dice tu non puoi entrare dentro la cella dell'altro, c'è bisogno di mantenere un ordine anche attraverso una sicurezza di quel che si può fare e non si può fare, ma che sia una legge con degli spazi bianchi, che sia una legge in cui allora sì, l'interprete può far emergere tutta la sua umanità, può aprire la cucina, può mettere la tavolata, può inventare la possibilità persino per l'infame di poter non stare troppo lontano, ma chi li riempie quegli spazi bianchi? Chi li interpreta? Chi se non la vostra umanità, di voi che siete a contatto l'uno con l'altro,
la gente che coglie un bisogno particolare, un momento particolare, tutto il rapporto col ragazzino è veramente interessantissimo. Ma anche il detenuto che coglie il momento della disponibilità della gente, forse non era il momento giusto di dargli quel tozzo di pane, no? Tutta questa sensibilità in parte è un bagaglio personale che ciascuno si porta con sé, in parte può essere sostenuta, nutrita con un lavoro importante di sostegno, di formazione professionale. Quindi di fronte a questo carcere che ci lascia attoniti e basiti, perché è vero che le dinamiche sono le stesse di ogni comunità umana, anche a me questo ha sempre colpito visitando le carceri, però hanno come un'intensità, una potenza esasperata. Ogni gesto lì ha delle conseguenze immediate, nelle nostre giornate noi non le vediamo così amplificate, è un concentrato, è veramente un concentrato di umanità. E allora lì davvero credo che tra tutto quello che si può fare è davvero far emergere quell'umanità che, come ci dicevano i nostri ispettori, non appartengono a una generazione o all'altra, ma un pensiero nuovo, a una cultura nuova, a una cultura che poi ha un nome e un cognome, è la cultura che ci è stata consegnata dai nostri padri costituenti quando hanno scritto quell'articolo 27 in cui dice la funzione rieducativa della pena, punto, non ce n'è un'altra. Basta. Aggiungere qualcosa oppure no? Ha detto che alla fine avrebbe parlato. Io ho detto no. Alla fine io voglio ascoltare alla fine. Ma perché ho parlato anche prima. Tutti quanti. Allora, no, grazie per l'ospitalità. Voi volete aggiungere qualcosina alla, diciamo, no, io dopo le parole del ministro sinceramente faccio fatica ad aggiungere. Devo dire che sono contento e orgoglioso di avere una classe dirigente di questo tipo. Allora, grazie a tutti, buonasera. Arrivederci.